Un microfono con una scheda audio integrata, con dei DSP, con la possibilità di caricare effetti, equalizzatori, compressori da ascoltare in real time per sentirsi in cuffia perfettamente. Forse ho trovato il prodotto definitivo per tutti quei musicisti che non hanno sbatta di configurare cavi, computer, software, eccetera, eccetera. Vi spiego. Presonus Revelator e non Revelator, inteso come le schede audio Revelator. Questo qui è un microfono con scheda audio, software e plugin integrati. Sapete che qualche tempo fa vi ho parlato della Presonus Revelator IO24, che è la scheda che probabilmente non vedete dietro di me, ma che è dietro di me, che è una scheda audio entry level, costa pochissimo, tra i 120 e i 100 euro, io l'ho pagata 80 su Amazon usata, ed è una scheda audio che oltre a suonare molto bene, ve la consiglio e vi invito a guardarvi la recensione, ha un grandissimo pregio, il software. Infatti ha dei DSP, ovvero dei processori all'interno della scheda, che vi permettono di caricare degli effetti, quindi degli equalizzatori, dei compressori, dei riverberi, in tempo reale, per ascoltarvi in cuffia. Sapete che se provate a registrarvi in cuffia e mettete qualche effetto, iniziate a sentire latenza, perché il processore va sotto sforzo e quindi tutto quanto rallenta. Con quella lì potete farlo in tempo reale, perché state sfruttando i processori integrati nella scheda dedicati a fare quello. Ora, io pensavo che la serie Revelator si limitasse alle schede audio e non sapevo neanche dell'esistenza di questo prodotto che, credetemi, mi è davvero arrivato, mi è capitato tra le mani. Non vi faccio neanche l'unboxing perché ho un packaging molto ristretto, all'interno c'era soltanto il microfono, il suo cavo e un adattatore, ma ve lo faccio vedere, guardate, è bellissimo. È un microfono che si presenta come quello che potrebbe sembrare a tutti gli effetti un microfono a condensatore, perché lo vediamo da tavolo con la sua base, però tranquilli, questa qui si può sganciare, può essere montato su un'asta, vi danno anche il suo adattatore. La killer feature di questo microfono però è il software, perché a differenza di qualsiasi microfono USB che abbiamo provato su questo canale, questo qui dovrebbe utilizzare lo stesso software utilizzato dalla Presonus Revelator, e quindi la possibilità di utilizzare in tempo reale in cuffia mentre registrate, e li potete anche utilizzare per registrare la vostra traccia finale, tutti gli effetti Presonus, compressori, equalizzatori, riverberi, eccetera eccetera. Lo vediamo bene, perché se fa quello che dice, questo qui è il prodotto definitivo per tutti quei musicisti, cantanti che non hanno voglia di stare a configurare un software, che non hanno voglia di montare una scheda audio, che non hanno voglia di tirare i cavi, che non hanno voglia di comprare un microfono a parte, ma che vogliono semplicemente attaccarsi al computer, scegliere un preset e semplicemente cantare ascoltandosi in cuffia. Il microfono è veramente, veramente bellino, solido, la sua base è pesante, vi ho detto si può anche smontare, però è molto comodo da tenere su una scrivania e secondo me ha molto senso, perché una soluzione del genere vi fa risparmiare spazio. Sul fronte ha soltanto tre tasti, un tasto preset che vi permette di richiamare i preset che ci caricate dentro dal software che vediamo dopo, un tasto per il monitoring che, se tenuto premuto, vi permette anche di andare a modificare il gain, e un manopolino che fa sia da manopola per il volume in cuffia, sia, se cambiate funzione tenendo premuto il tasto monitoring, vi fa da manopola per aumentare o diminuire il gain. Ovviamente può essere anche premuto per mutare il microfono. Sulla parte di sotto, sempre molto semplice, avete una vite filettata molto comoda che vi permette di agganciare il suo adattatore e montarlo su un'asta microfonica, o molto più semplicemente un cavalletto di quelli fotografici tipo il Manfrotto, questo qui per intenderci, quelli che, su cui montate il telefono, la macchina fotografica. Molto comoda anche questa scelta. Avete poi una presa, grazie a Dio, USB-C, Presonus la Madonna ti accompagni, grazie, e un ingresso per il vostro jack cuffie, formato piccolino, non il jack grosso da scheda audio. Tutto qui,
Molto semplice, che dite, ce lo andiamo a provare? Io direi che ce lo attacchiamo subito, però prima vi ricordo che è uscito il mio nuovo EP ormai da più di un mese. In descrizione trovate sia il link per ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming, sia il link per acquistarlo in formato fisico su CD o cassetta in edizione limitata, e c'è ancora qualche copia disponibile. E vi ricordo anche che qui trovate la playlist in cui quel disco l'abbiamo prodotto, registrato, mixato da zero, completamente da zero. Quindi se volete registrare un vostro progetto, un vostro disco, non sapete da dove partire, e qui vedete qualche scappato di casa che lo fa da zero, senza nessuna idea di dove sarebbe andato a finire il progetto. Spoiler, sta andando molto molto bene. Ok, me lo sono montato qui sulla scrivania e ve lo proverò come proverei un qualsiasi prodotto che mi arriva, un qualsiasi microfono. Sto registrando per sicurezza anche l'audio della videocamera, però adesso passiamo in Logic perché sto già registrando. Mi vado ad attivare il preset Broadcast Mail e adesso state ascoltando la mia voce da questo Presonus Revelator, come la state ascoltando dal suo software Universal Control, che è diviso in due macro categorie. In basso abbiamo tutta la parte mixer, vedete quattro canali perché il primo è dedicato al volume del microfono con relativo gain e riverbero. Adesso al riverbero ci arriviamo. Playback, Virtual A e Virtual B sono tutti canali di loopback, perché avete la possibilità di far rientrare qui dentro l'audio del vostro PC, l'audio del vostro software, una base, altro audio, sapete voi quello che volete fare, io non lo so. Mentre il quarto e ultimo canale, quinto e ultimo canale, quello del riverbero, è un effetto virtuale che potete andare a dosare. Io adesso sento un bellissimo riverbero in cuffia, non credo che voi lo sentiate perché questo effetto qui è l'unico effetto a non essere registrato, per un semplice motivo, perché la traccia di riverbero vi aiuta ad avere un ascolto più piacevole in cuffia, a sentirvi meglio mentre registrate, però è molto probabile che voi vogliate applicare un riverbero dopo aver registrato e non prima. Qui a destra avete vari mix, perché avete la possibilità di creare diversi mix. Se avete più di un microfono potete avere un ospite e magari dare dei volumi diversi all'ospite. È tutto un bordello, però è molto ben fatta come applicazione. Qui avete i vostri ascolti, quindi potete regolare il volume delle vostre cuffie. Questo da PC va a regolare fisicamente quello che potreste regolare a mano con la manopolina, quindi molto comodo. Mentre invece con il blend potete andare a dire quanto volete sentire della vostra voce, di quello che sta entrando nel microfono, e quanto invece volete ascoltare del computer. Se lo spostate tutto di qui sentirete solo l'audio che entra nel microfono e relativi effetti. Se lo spostate tutto di qui non sentirete più la vostra voce, avrete solo l'audio del vostro computer. Qui invece arriva la ciccia, perché vedete io sono sul preset broadcast, tutti modificabili, e qui avete tanti preset preconfigurati che non mi piacciono tantissimo, ma adesso li vediamo, e spazi bianchi che potete riempire voi con i vostri preset e le vostre configurazioni. Qui ne avete quattro che potete richiamare velocemente sia dall'applicazione sia cliccando direttamente sul microfono. Il LED si illuminerà di questo colore qui per farvi sapere quale preset state ascoltando, e facciamoci una carrellata. Questo qui è la versione broadcast per maschio, questa qui è la versione broadcast per donna, cambiano ovviamente le impostazioni dell'equalizzatore e del compressore, probabilmente, non lo so. C'è questo CB Radio che ha un eco fantastico. C'è il preset Screamer e non capisco perché ogni tanto devo attivare e disattivare gli effetti affinché si sentano. Credo che questo sia un bug del software. Però vedete, avete questo effetto bruttissimo che non userei mai nella vita. C'è il profilo Slap Echo, che appunto vi dà un delay slap. Il profilo Detune Vocal con questo fantastico pitch down, se volete ricattare qualcuno per telefono e dirgli che avete sua moglie, sua figlia, la sua famiglia, chi volete,
è molto simpatico per fare gli scherzi telefonici. Questo profilo AM Radio. Ok, questo eco molto radiofonico anni 90. Un profilo robot, se può interessarmi questo tipo di voce. E poi da qui iniziano tutti i vostri profili personalizzati. Io me ne sono fatto uno per il canto, per esempio, che non credo mi abbia salvato. Ah no, sì, me l'ha salvato. Perché vedete, oltre che da qui, qui risultano bianchi perché ho messo delle impostazioni custom. Come potete andare a modificare tutti questi plugin cliccando su FAT Channel. Vi si aprirà una vera e propria catena a partire da un high pass filter, che sulla voce ho messo 80 Hz, un gate molto 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 piccolo, molto dosato, un compressore, vedete. Avete la possibilità di scegliere anche lo stile del compressore, potete decidere se avere prima l'EQ e poi il compressore o viceversa. Io preferisco avere prima l'EQ e poi il compressore, un limiter e volendo uno di quegli effetti stupidi che abbiamo visto prima. Mi sono fatto il mio preset per la voce, mi sono fatto il mio preset per la chitarra. No, non me l'ha salvato. Non so se me l'ha salvato, non era questo il preset. Lo facciamo assieme. Allora, mettiamo prima l'equalizzatore, andiamo sull'EQ, sulla chitarra, gate non ne voglio, high pass filter mi sta bene, ma mettiamolo a 40 Hz per stare tranquilli. E facciamo un shelf qui, mettiamo un piccolo boost circa qui. Un po' più debole, una roba così proprio per fare i fighi. E questo lo togliamo. Compressore, vi faccio vedere come possiamo cambiare stili. Possiamo mettere un tube che vorrebbe essere un LA2A, questo qui. Mettiamo un gain, sì, va bene, a 35 con un peak reduction a 20, 30, non lo so, per la chitarra. Proviamo, poi aggiustiamo man mano che andiamo, vediamo che succede. E mi si è spenta la luce. Alexa, accendi lampada PC. Ok. Perché non vuoi farmi registrare i video? Ovviamente questa impostazione ce l'andiamo a salvare prima che la riperdo, mortacci tua. Quindi io torno indietro, adesso faccio salva, lo salvo su chitarra. E adesso finalmente ci siamo. Con queste nostre impostazioni noi possiamo tornare in Logic e ovviamente siamo sul preset chitarra perfetto. Mi do un minimo di riverbero così mi sento più carino io in cuffia. Perfetto. E possiamo registrare la nostra chitarra. Stoppo un attimo questa registrazione qui. Allora, questo non è assolutamente il posizionamento per registrare una chitarra acustica, non prendete esempio. I used to rule the world, seize her eyes when I gave to her. Now in the morning I sweep alone, sweep the streets I used to own. One minute I held the key, next the walls were closed on me. Now discover that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Era il massimo che potevamo fare in questa posizione. Ok, ho aggiunto un riverbero in Logic per riprodurre quello che io stavo ascoltando in cuffia, perché come vi ho detto il riverbero da questa applicazione non viene registrato e questo qui è quello che potete aspettarvi selezionando un preset, cliccando registra e sforzo zero. Non male, e sto pensando a tutte quelle persone che fanno cover su TikTok, su Instagram. Io stesso potrei lasciarlo in soggiorno e tenerlo collegato all'iPad, perché sì, voi potete caricare i preset
dal PC e poi rimangono in memoria del microfono, potete richiamarli al volo e registrare, magari farvi anche un unico preset per suonare chitarra e voce live, perché ho dimenticato di dirvi che questo microfono ha anche un altro trucchetto. Infatti dalla sua applicazione, ok, andando in impostazioni potete andare a cambiare il pattern polare. Avete un cardioide, avete una figura a 8, se volete, che ne so, cantare in duetto, una persona davanti, una persona dietro, ha una modalità omnidirezionale, ha la possibilità ovviamente di decidere se volete registrare o no gli effetti, però secondo me ha molto senso, e potete cambiare le modalità con cui funziona il tasto preset presente sul microfono per switchare da 4 preset a 2 a 1. C'è da divertirsi, non è un microfono USB stupido. Ragazzi, che dire, spero che i risultati possano parlare da soli. È un microfono che costa veramente poco, perché se andate a vedere il prezzo del nuovo su Amazon ve lo sparano a 100 e qualcosa euro, però se vedete l'usato, il ricondizionato o anche su altri store che possono essere musical store, mercatini vari, lo trovate tra i 45 e i 50 euro, che secondo me è un affare. È un affare perché non solo può svoltare la vita a tutti quei musicisti, chitarristi, cantanti, cantautori che vogliono scrivere, vogliono cantare, vogliono registrare, ma non hanno sbatti di comprarsi una scheda, un microfono, tirare cavi, configurare software, ma hanno il loro microfono bello pronto con un preset, pronti a partire, pronti a registrare, e soprattutto può essere molto 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 utile in quelle situazioni in cui magari il vostro home studio ce l'avete, però dovete buttare giù un'idea al volo, però volete un preset, dovete mandare un demo a qualcuno, magari siete in viaggio, ve lo portate con il portatile, siete nella vostra stanza d'albergo, in vacanza, dove volete, vi registrate le vostre canzoni con una qualità ottima che a casa potete riregistrare, ma volendo, se vi sono venute particolarmente bene, ci lavorate su, e con la qualità che ottenete da questo microfono sicuramente riuscirete ad integrarle in un progetto qualsiasi. Ragazzi, che dire, io le mie considerazioni le ho fatte, questo microfono mi piace molto, ve lo straconsiglio, soprattutto ai prezzi con cui lo trovate online. È un'ottima soluzione anche se non vi serve, sinceramente. Quindi vi ringrazio per essere stati con me, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate nei commenti. Comunque un microfono USB, so che può esserci un po' di blocco mentale verso questa tecnologia che sta migliorando sempre di più. Vi invito ad andarvi a vedere i primi microfoni USB che recensivamo su questo canale, erano veramente un disastro, questo qui sembra una magia in confronto. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito ad iscrivervi al canale per supportare questi contenuti, lasciare un like e un commento per l'algoritmo. Come vi ricordo che in descrizione trovate il link per ascoltare il mio nuovo EP che ormai è uscito, e trovate anche, se volete supportare il progetto, il link per acquistarlo in formato fisico su CD o su audiocassetta in edizione limitata. Mi fate veramente veramente un gran favore. Io vi ringrazio sempre per essere stati con me e fate i bravi.